A 5 giorni dall'emergenza maltempo che ha coinvolto il territorio ravennate, a Brisighella sono state ripristinate tutte le utenze saltate a causa degli smottamenti e delle precipitazioni. Ora il pericolo maggiore concerne le frane che coinvolgono tutto il territorio comunale. Secondo problema, le strade dissestate, mentre ancora una volta pagano dazio le coltivazioni con ulivi che hanno dovuto soccombere al peso della neve. La problematica dei danni è legata veramente all'assetto del manto stradale e a tutte le frane che abbiamo in tutte le parti del territorio. Visto che l'acqua, dovuta anche alle grandi piogge di quest'estate, di quest'autunno, e le ultime, diciamo, che ci sono state prima della neve, la terra è molto, molto bagnata. Adesso, dopo questa abbondante nevicata molto pesante, perché la neve non era leggera come quella del Nevone del 2012, ma era molto pesante, chiaramente la terra non tiene e sta franando. Ci auguriamo che la regione possa mettere a disposizione risorse per recuperare, diciamo così, questi smottamenti franosi, le strade e il manto stradale che si sta rompendo, come normale che sia, perché la notte ghiaccia, l'acqua si infiltra e spacca, diciamo così, l'asfalto. Ecco, ci sono delle zone del comune ancora prive di utenza? Allora, abbiamo avuto l'ultimo problema ieri a Battaglia, che era riandata via l'acqua in alcuni punti, perché abbiamo molti acquedotti rurali sul nostro territorio, allacciate delle vasche. Stamattina siamo riusciti, insieme a ERA, insieme al consorzio di bonifica, a riallacciare completamente anche le ultime utenze, che c'era stato un altro guasto dopo la rimessa in pristino. Ad oggi, per quanto riguarda sia luce che acqua, dovremmo avere risolto le nostre problematiche. Mentre invece situazione campi, com'è stato nel Brisighellese? Al momento so che ci sono state delle problematiche per quanto riguarda gli alberi soprattutto, anche gli alberi di frutto, soprattutto gli ulivi, perché avevano la chioma un po', quelli che avevano la chioma un po' folta, con la neve il rischio che si sono spezzati. Federico Lega, per Faenza Web TV.